Bentornati con The Legend of Zelda Twilight Princess. Io sono DFDL e l'ultima volta abbiamo raggiunto l'entrata di questo posto, che è niente poco di meno che il prossimo dungeon da affrontare. E quindi direi, bando agli indugi, attraversiamo questa porta. Entriamo in questo bellissimo dungeon, che è... il patibolo del deserto, nonché il mio dungeon preferito in assoluto di questo gioco. Sti cosi stanno già dando fastidio e io direi di menarli. Menali. Mena anche questo, dai, crepa. Ok, perfetto. Adesso artigliamoci lì. Sì, è il mio dungeon preferito. Link, non rotolare dentro la sabbia, per favore. Ok. È il mio dungeon preferito in assoluto. Adoro l'atmosfera di questo dungeon, è bellissima, un'atmosfera molto egiziana e molto molto spettrale, vedrete, vedrete. Comunque, questi cosi sono fastidiosi, qua non credo che spawnino all'infinito, non mi sembra. Dai, vieni qui, crepa, crepa anche tu, forza, yes. No, vieni qui e crepa. E vai, grazie del cuore. Comunque, in questa sabbia, ovviamente, se ci camminate troppo affondate. Un trucchetto per evitare di affondare è o usare il lupo, che ci crediate o no è molto buono da usare sulla sabbia, perché può correre e può uscire dalla sabbia molto facilmente. Oppure, da umani, basta rotolare, cosa che non ho fatto. Volevo farvela vedere. Basta rotolare appena prima di entrare nella sabbia e si farà un piccolo sprint senza affondare, il che vi aiuta. Oh, ci sono questi scheletrini. In questo dungeon c'è un tipo di nemico particolare che io odio dal profondo del cuore, che credo ci sia già tra poco, se non mi sbaglio. Comunque, puntiamo l'artiglio qua e dai, Link, ripunta l'artiglio, va, dato che non l'hai preso quel coso. No, afferra, Link, afferra il afferralo. Ok, va bene, afferralo adesso. No, oh my god, per tirare una... quanta fatica per tirare una leva. Ok. Perfetto, abbiamo aperto la porta. Ok, rotoliamo e andiamo avanti. E qua c'è una porta chiusa a chiave intanto. Qui si può ricaricare la lanterna, perché c'è dell'olio. Direi di ricaricare la lanterna, allora. Perfetto. Riponiamo la lanterna, perché l'olio in questo dungeon ci servirà. Non mi ricordo esattamente quando, ma fidatevi che servirà. Esatto. Comunque, distruggiamo questi teschietti e apriamo lo scrigno. Cosa conterrà mai questo scrigno? Ma, chissà. Forse una piccola chiave, dato che c'era una porta chiusa a chiave. Ok. Oh, questi insettini. Oh, questi insettini. Non sono loro il nemico che odio. Non sono loro, per niente. Ma, sì, sono fastidiosi anche loro, comunque. Ok, tutti qua. E attacco rotante e dovrebbero essere spariti tutti. No, Link, dovevi rotolare. Link, dovevi rotolare. Vai, rotola. Perfetto. E siamo dall'altra parte. Apriamo la porta. Ah, adesso serve la lanterna, va bene. Perché c'è una stanza buia, piena di questi teschietti, di questi scheletrini che danno non poco fastidio. Ok. Crepate. Crepate. Crepate tutti. Ok, perfetto. Perfetto, rompi il teschietto qua.
andiamo avanti, ci sono altri scheletrini da far fuori. Ok, no. No, 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 morite, muori anche tu, e vai. Questo tipo di nemico dovrebbe morire con un colpo, ma a quanto pare non lo fa. Accendiamo una lanterna, ce ne dovrebbe essere un'altra da qualche parte, tipo da questa parte, sì, esatto. Accendiamo anche questa. E si apre la porta, e entriamoci. E siamo in questa stanza, che è tipo la stanza principale del dungeon. Sì, esatto. Ok, questi cosi hanno rubato il fuoco. E questi cosi, se noi ci trasformiamo in lupo e usiamo l'istinto, sì, sono dei dissennatori. Esatto. Che possiamo attaccare solo quando diventano blu, quindi occhio. Quindi occhio. Sono dei pu un po' più forti, praticamente. Ok, vai, colpo di grazia e... ottenuta un'anima di spettro. E vai. E conta come anima di spettro. Perché se andiamo nell'inventario, che non è questo, abbiamo un'anima di spettro in più rispetto a prima. Prima ne avevamo 37. So che non è molto chiaro così, farvelo vedere così, ma fidatevi, è così. Possiamo annusare il fantasma? Dimentichi l'odore di Iria, apprendi un altro odore? Sì. Hai appreso l'odore dei spettri. E poi mi spiegherete come fanno dei fantasmi ad avere un odore. Comunque, come vedete c'è una traccia da seguire qua. E se... che arriva qua, dove possiamo scavare. E c'è una levetta da tirare. Tiriamola. Yes. E si sono aperte delle scale. Però prima di andare avanti, direi di tornare esseri umani un attimo. Sì. Perché qui ai lati delle scale, ecco appunto, c'è uno scrigno. C'è uno scrigno. No, 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 Link, Link, sali. Sali, vai. Yes, apri lo scrigno. Ci siamo compenetrati con il bubble. Non so, non ho la minima idea di come si chiamano in italiano. Qualcosa tipo Nembi o roba del genere. Comunque abbiamo la mappa del labirinto. Yes, stanze vergi già viste, solita roba. Voi adesso crepate malamente. Ok. Crepa anche tu. Crepa. Yes. Oh, Link non ha riposto la spada nel modo giusto. Vabbè. Fa niente. No, non andare a sbattere, Link. Non andare a sbattere. Sali qua sopra. Perfetto. Perfetto. E dall'altra parte... sì. Qua conviene artigliarci, perché mi sa che questi cosi non respawnano. Cioè, queste piattaforme. Ok. Perfetto. Prendiamo lo scrigno. Che contiene che cosa? Un frammento di cuore. Così, a buffo all'inizio del dungeon. Va bene. Perfetto, e siamo dall'altra parte. Allora, ritorniamo un attimo lupi e guardiamo bene dove va la traccia.
Oh, va sia sopra che sotto. Il che vuol dire che noi dobbiamo andare. Dobbiamo andare sotto, se non mi ricordo male. Sì, dobbiamo andare sotto. Ci sono ancora questi cosi che vogliono crepare. Ok, crepa. Crepa coso. Link, se me lo miri. Ok, perfetto. Perfetto. Se osservate bene questi teschietti, quelli che si animano si vedono molto molto bene. Comunque, spingiamo. Spingiamo questo coso che apre. Oh, no, 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 no. Torna a essere umano. Rimettiamo a posto l'inventario subito. E frecce bomba immediatamente. Non ci penso neanche. Crepa. Due frecce bomba lo uccidono quel coso. Quello era il nemico di cui vi parlavo prima, quello che odio. E ci dà ben 20 rupie. Ok. Apriamo lo scrignetto, che contiene una piccola chiave, va bene. E ora, trasformandoci in lupo, questa cosa me la ricordo perché questo è sempre il fantasma che trovo per ultimo. Se vedete, l'odore sale e va dentro quel buco. Dove c'è una lanterna a cui ci si può appendere con l'artiglio. Torniamo a esseri umani. E artigliamoci qua sopra. Yes. E vai. Topo. No, vabbè, rimani lì dove vuoi. Entriamo qua dentro. E. Oh. Belle queste lanterne. Quella lanterna lì sta fluttuando un po' troppo. Questa qua di lato. Adesso la vedete. Quella lì sta fluttuando un po' troppo, come vedete. È staccata dal candelabro. Trasformiamoci in lupo. E usiamo l'istinto. Eccolo lì. Eccolo lì il dissennatore. Dai, attacca. E vai. Attacca, attacca, attacca. Yes. Dai. Ok, attacca, attacca, attacca. E vai. E colpo di grazia. E ce l'abbiamo fatta. Anima di spettro. Va bene. Ok. L'anima se n'è andata. Oh. Questa non la sapevo. A quanto pare, credo che sia una cosa che hanno aggiunto in questa versione, che nella versione Wii barra GameCube non c'era. Si può annusare anche il secondo spettro, se per sbaglio non avete annusato il primo. Va bene. Andiamo indietro. Cioè, torniamo indietro. Scendiamo. Ok. E stavolta, rispingiamo sto coso e usciamo da sta stanza. Sì. Topo, muori. Hai capito? Muori. Ok, perfetto. Rispingiamo sto coso. Dai. E possiamo uscire dalla stanza. Yes. Dai. Esci. Sì, questa cosa il gioco ce la farà vedere ogni volta che rientriamo in questa stanza. Comunque, adesso, se vedete bene, un odore va qua dentro. Quindi, entriamoci. E qua siamo esattamente dove eravamo prima. Solo che stavolta questa botola qua è chiusa. Perché, giustamente, non abbiamo fatto ruotare il meccanismo sotto. Topo, muori. Topo, muori. Muori. Mi stai massacrando. Muori. Ok. E grazie per non avermi dato nessun cuore. Magari me ne danno uno questi scheletrini, speriamo. Ok. Scheletrini, questi teschietti sono. Ok. Un cuore solo. Grazie. E un'anima sola. Va bene. Ho una piccola chiave, vero? Sì.
Esatto. Apriamo questa porta. Oh, siamo in questa stanza. Giusto per vedere lo spettro che percorso ha fatto quello. Ok. È tipo andato di qua. E poi... Oh no, ci sono le punte. Ci sono le punte. Ci sono le punte. Ah, che odio. Allora, intanto tu crepi. Intanto torniamo a essere umani perché qua non posso farci niente da lupo, credo. Crepa. Ok. È crepato. E vai. Va bene. Afferriamo questa cassa. E tiriamola. Yes. E spingiamola qui in avanti. Perché come vedrete ci servirà. Esatto. Da qui dobbiamo saltare così, vero? Questo coso ci fa male? Sì, ci fa male. Sì, ci fa male. C'era anche bisogno di chiederlo. Certo che ci fa male. Comunque, tiriamo questa leva. Tutta, tutta fino in fondo. Tutta fino in fondo. Dai. Vai. Yes. E adesso molliamola. E andiamo qui dove c'è l'ombra. Cioè qui dove non c'è l'ombra. Perché io voglio salire su questo candelabro e fare robe. Robe che non posso fare perché ho sbagliato. Probabilmente non era questo il candelabro che dicevo. Vabbè, comunque, abbiamo liberato la strada. Direi di andare con l'artiglio che non ci arriva. Con l'artiglio qua. Vai. Perfetto. Perfetto, ritiriamo la leva. Ah, va bene. Dobbiamo andare oltre il lampadario allora. Va bene, va bene. Va bene, gioco. Come vuoi tu. Dai. Tira. Tira la leva fino in fondo. Tira la leva. Tira la leva, Kronk. L'altra leva! E chi non ha visto quel film si è perso una delle più grandi perle della Disney. Perché è tipo uno dei film migliori della Disney. È anche uno di quelli che fanno più ridere. Va bene. Comunque. Vabbè, ma chi è che non l'ha visto quel film? Su, dai. Dai. Va bene. Muori anche tu? Dai. Prima che rinizi a darmi fastidio. Va bene. Andiamo qua avanti. Sto dicendo troppe volte va bene. Oh, questo posto. Intanto c'è uno scrigno qua dritto. Prendiamolo. Ed è la bussola. Wow. Di già. Va bene. Grazie gioco. Va bene. Non mi lamento. Allora, questo coso si può ruotare. Quindi direi di ruotarlo. Tirarlo da questa parte magari, dato che dall'altra parte non si può ruotare. Ok. Di qua c'è c'è una porta chiusa a chiave che non possiamo prendere. E di qua c'è... Oh, ho le frecce bomba, vero? Ho le frecce bomba. Ho le frecce bomba. Crepa, non voglio neanche farvelo vedere che cosa fa sto nemico. Perché è troppo odioso. Lo lascio perdere e lo lascio scoprire ai temerari. Va? Perché io non voglio averci niente a che fare con quel nemico lì. Prendiamo lo scrigno. Apri. Dai, cosa conterrà sto scrigno? Ovviamente la piccola chiave, va bene. Andiamo avanti da questa parte. Io non sto più controllando l'odore degli spettri. Non lo sto più controllando. Va di là. L'odore va di là. Va bene. Apriamo. E andiamo avanti. Oh, questa stanza. Oh, questa stanza. Come vedete l'odore la segue questa stanza. È un corridoio lungo questa stanza. E... sapete che in Zelda i corridoi lunghi non sono mai niente di buono. Va bene, torniamo a essere umani. Saltiamo questa fossetta di sabbie mobili. E... oh, andiamo avanti, va. Andiamo avanti e speriamo nel meglio. Crepa. Crepa. Ok, oh, quanti cosi. Quanti scheletrini, quanti scheletrini. Oh my god. Quanti. Crepate. Oh, c'è anche uno di quei cosi.
C'è anche uno di quei cosi. Io direi di distruggere prima gli scheletrini. Vai. Distruggili tutti gli scheletrini. Non voglio averci niente a che fare neanche con loro. L'artiglio non gli fa niente a quanto pare. Va bene, morite. E adesso, no, non con X. Frecce bomba. Doppia freccia bomba. L'ho ucciso? Spero di sì. Yes. Oh no, ce n'è un altro. Oh no, ce n'è un altro. No, 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 no. Non l'artiglio, non l'artiglio, non l'artiglio. Non l'artiglio, non l'artiglio. Crepa. E crepa. Ah. No! Tripla freccia. Ah. Ok. Oh, meno male. Me la son vista brutta. No, davvero. No, davvero. No, davvero, questi nemici. Comunque, qua, se ci trasformiamo in lupo e seguiamo l'odore, come vedete qua, arriva qua dentro, dove c'è una levetta da tirare. E noi la tiriamo, la levetta. Yes. E qua dentro c'è un'altra, un altro dissennatore. Yes. Dai, attacca. Vai. Attacca, 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 Link. Vai. Attacca. Vai. Yes. Ok. Colpo di grazia e anima di spettro. E vai. Adesso dovremmo essere a 39, vero? Sì, in teoria dovremmo essere a 39. Link, afferra sto coso, lancialo e dammi, fammi prendere un cuore. Ok, dovremmo essere a 39 anime di spettro, dicevo. Vediamo. 40. Ok, ho sbagliato i conti. Sì, perché ero a 38 e non a 37 prima. Giusto. È giusto così. Apriamo. E questa stanza? Non me la ricordo. C'è intanto un... uno scrignetto da prendere. Va bene. Che contiene una piccola chiave, anche questo. Ok. Oh, cosa? Perché? Perché sto rallentando? Oh, oh, me lo ricordo. Topi fantasma, yeah, e vai. E vai, morti tutti, dai. Morite tutti. Yes. Muori anche tu. E vai. Non ce ne sono più. Spero di no. Ok. Distruggi questi cosi, va. Quei topi non fanno danno, in realtà. Però danno molto, 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 molto fastidio. Molto. Comunque, saltiamo di là. Ho detto, magari quando Link si decide a fare un salto decente, saltiamo di là. Perfetto. Apriamo la porta. Esatto, il gioco deve farci vedere che abbiamo preso la... il fuoco. Esatto. Andiamo dall'altra parte. Sì, perché no? Questa stanza. Oh, questa stanza. Questa stanza è un puzzle. È molto, molto enigmatica questa stanza. Vedrete. Comunque, torniamo un attimo a esseri umani. E tiriamo sto coso. Vai. Tira. Tiralo. Non può tirarlo. Non posso tirarlo. Posso solo spingerlo a quanto pare. Ok, va bene. Allora spingiamolo da questo lato. Vai. E qui c'è anche uno scrignetto da prendere. Adesso lo prendiamo dopo aver spinto sta cosa. Perfetto. Dammi lo scrignetto. Dammi lo scrignetto. Ok, perfetto. Yes, 20 rupie. Va benissimo. Voi crepate. Ok, tu crepa in realtà. Era uno solo. Andiamo avanti. Non abbiamo ancora trovato Polly Molly in realtà. Di qua?
Di qua dove si va? Apriamo un attimo e vediamo. Ah, siamo nella stanza iniziale. Va bene, va bene. Ok. Allora, continuiamo in questa stanza e continuiamo il puzzle. Perché è un grosso puzzle questa stanza, come ho già detto. Allora, prima di tutto, tiriamo questa leva. Tirala tutta. Tutta, tutta fino in fondo. Crepa coso, crepa. Oh my god. Davvero, hai trapassato la cosa. Ecco, una cosa che non dovevi trapassare, il muretto. Ecco, non mi veniva il termine. Dai. Tutto su. Tutto su fino in fondo. Yes. E adesso andiamo oltre. Oltre. E qua c'è uno scrigno. Prendiamo lo scrigno. Yes. Timbro Midna sorpresa. Va bene. Va bene. Non me ne lamento. Con l'artiglio andiamo da quella parte. E tiriamoci giù. E ora facciamo il puzzle vero e proprio. Perché allora, molti giocatori, me compreso, alle prime playthrough, e forse anche nella vecchia let's play l'ho fatta sta cosa, qua si trovano persi perché non arrivano al fatto che questo candelabro in mezzo a un buco. Esatto. Quindi noi dobbiamo tirare questa catena fino in fondo. Tirala fino in fondo, Link, ho detto. Tutta. Tutta, tutta fino in fondo. Stupido coso, crepa. Oh my god. E poi non è che mi colpisce quando sono all'inizio della catena così. Boh. No, mi colpisce quando sono quasi alla fine della catena. Ah, così mi interrompe e devo riniziare tutto da capo. Yes. Allora, stiamo in mezzo, come dicevo. Bene al centro, perché se state negli angolini il lampadario cade, vi schiaccia e vi fa non poco male. Ok. Andiamo avanti da questa parte e apriamo questa porta. Ok. E siamo in una stanza che è molto simile a una stanza che abbiamo trovato nel secondo dungeon, il dungeon del fuoco. Oh. Sono molto male equipaggiato per questo coso. Ok, messo le bombe. Meniamolo. Ok, si può fare lo spacca elmo. Dai, usiamolo, perché no. Ok, e una volta così, bomba. Prima che si riprenda. E yes, l'abbiamo sconfitto. Sì, è un po' difficile da capire questa cosa. Esatto. Ma no, è difficile da capire e basta, perché non ci sono così tanti indizi, se non questo scrignetto che vi dà appunto delle bombe. E quindi vi indica, magari servono le bombe per uccidere sto coso. Però le prime volte magari non ve ne accorgete e quindi lo continuate a risconfiggere 20.000 volte senza capire che magari dovete anche usare una bomba per farlo fuori del tutto. Va bene. Altre bombe. Yes. E io devo andare di qua, vero? È il posto giusto? O sto andando dalla parte sbagliata? No, credo sia il posto giusto. Oh. Siamo in questa stanza. Serve la lanterna, perché come vedete ci sono delle torce da accendere. E ho sbagliato tasto. Ok. Rotoliamo. E trasformiamoci un attimo in lupo, perché voglio farvi vedere come si risolve questo puzzle. Io l'ho sempre risolto a caso, in realtà. Ma per risolverlo è molto molto semplice. Istinto. E si vede che il fantasma è passato qui ed è passato qui. Quindi bisogna accendere solo quelle due torce. Mi raccomando, solo quelle due. Perché se accendete le altre, il puzzle non è risolto e la porta non si apre. Ok, torcia 1 e torcia 2. Yes!
E nell'antico Egitto esistevano le porte scorrevoli, va bene. Comunque, qua non c'è nient'altro. No, non ci sono scrigni perché la bussola ce l'ho già e non mi indica niente. Andiamo avanti. Di qua. Oh, questa stanza. Intanto trasformiamoci in lupo, perché questo è l'ultimo fantasma che ci manca. Ed è lì. Ok, pensieri felici, pensieri felici, pensieri felici. Dai. Chi è che mi attacca? Tu! Oh, l'ho beccato a muzzo, come si dice. Dai, 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 dai. Su. Dai, chi è? Chi è che mi attacca? No, vabbè. Vabbè. Allora, teniamo d'occhio lui, perché è lui quello vero. Teniamolo d'occhio, dai. Vai. Dai, attacca, su. Forza. E vai. Attaccalo. Yes. E colpo di grazia. E ce l'abbiamo fatta. Anima di spettro. E vai. Ed era anche l'ultimo fantasma da trovare. Esatto. Quindi direi... no, Link, non fare queste cose. Va bene. Torniamo di qua. E siamo in questa stanza. Sì. Da qui dove devo andare? Non mi ricordo mai. Di là, vero? Di là si torna indietro. No! Quando si dice canestro. Esatto. Comunque, non facciamo più canestro e andiamo avanti. Vai, 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 Link. Dai, 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 che ce la fai. Dai, Link. Link! Link! Torniamo a essere umani. Torniamo a essere umani. E... con l'artiglio. Era così difficile da FDL usare l'artiglio magari fin da subito? Ah. E abbiamo aperto il cancello. E io direi che lo attraverseremo la prossima volta. Io per adesso mi fermo qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale. Commentate e seguite la mia Let's Play. Noi ci vediamo la prossima volta con... The Legend of Zelda Twilight Princess. Ciao!